Continuano le presentazioni del libro di fiabe Biancaneve per raccogliere fondi e permettere il completo allestimento di una biblioteca messa in campo dall'Istituto Comenio di Pizzoli, Scuola Calvino. Già con i soldi raccolti dalla vendita dei libri, del libro presentato l'anno scorso, abbiamo acquistato diversi libri anche con l'aiuto del professor Livio Sossi e adesso intendiamo comprarne altri, insomma faremo altre presentazioni proprio per incrementare i libri nella nostra nuova biblioteca. Ci è stata data dal comune di Scoppito una casetta di legno confinante proprio con la nostra scuola, quindi verranno allestiti degli spazi proprio per consentire ai bambini di avvicinarsi alla lettura e al mondo della letteratura per l'infanzia. Dopo la fatica letteraria di Biancaneve realizzata dai ragazzi che ormai sono usciti dalle elementari, l'attenzione delle insegnanti è tutta concentrata su una futura pubblicazione di Filastrocche, alla quale si sta lavorando alacremente con i bambini di 6-7 anni per poterla far uscire tra un paio d'anni. La classe che ha lavorato con questo progetto delle fiabe è uscita, quindi ormai frequenta la scuola media. E noi abbiamo ripreso i bambini piccoli, abbiamo riniziato a lavorare sulle Filastrocche, perché chiaramente essendo bambini di età compresa fra i 6-7 anni, ci sembrava il tipo di testo più adeguato per loro e quindi stiamo avviando insomma questo lavoro che speriamo possa concludersi con una nuova pubblicazione avverrà tra un paio d'anni. Loro sono entusiasti, già con il lavoro sulle fiabe veramente è stato bellissimo, è stato per loro un gioco creativo però che li ha fatti crescere tantissimo e adesso i piccolini con le Filastrocche stanno dimostrando lo stesso interesse. Grazie ai corsi del professor Sossi noi abbiamo imparato ad utilizzare tante nuove strutture proprio per la costruzione di filastrocche e loro quindi si sentono agevolati da questa guida che è data dalla struttura che noi forniamo e rispondono molto bene, sono molto entusiasti.